Una struttura in cui i cittadini potranno ricevere assistenza medica, effettuare visite specialistiche e indagini di laboratorio 24 ore su 24. A Trevi è stata inaugurata la Casa della Salute, un servizio innovativo offerto dal Sistema Sanitario Regionale che ha fra i suoi obiettivi anche quello di alleggerire il carico di lavoro dei reparti di pronto soccorso ospedalieri. È il nuovo anche modello di medicina del territorio, una casa della salute dove accanto ai professionisti, ai medici, agli operatori sanitari del servizio sanitario, specialisti di distretto, dei centri salute, si inseriscono i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, si dà un'offerta territoriale dell'insieme dei servizi sanitari e socioassistenziali alla popolazione. È un po' il presente ma anche una delle tappe sul futuro del servizio sanitario regionale, sempre di più un luogo fisico distinto ed autonomo dall'ospedale dove i cittadini trovano tutte le risposte ai bisogni di salute o di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Sarà dopo Marciano, questa Casa della Salute è un'altra tappa molto innovativa, tra poco apriremo a Spoleto il nuovo centro per la salute, la città di Terni con la Città della Salute, e quindi sta cambiando il modello territoriale di medicina e di assistenza rivolto alla comunità. Una sola struttura, Palazzo Botta, situata proprio all'interno del centro storico di Trevi, dove il paziente troverà servizi variegati e specifici. Significa concludere un iter che era partito dal 2006, per cui per noi, per me, che poi raccolgo l'eredità di altri sindaci, Enalli, Antonini, significa dare un servizio a questa città, non solo a Trevi, ma anche a tutto il comprensorio, di uno spazio dove la gente può venire per farsi curare, e sentire, ascoltare consigli, dire le proprie necessità in un ambiente molto bello e molto confortevole come questo. All'interno della Casa della Salute di Trevi si potrà usufruire di assistenza medica anche nei giorni festivi e prefestivi, grazie al servizio offerto dai medici della continuità assistenziale ex Guardia Medica. La struttura sarà operativa dal mese di giugno di questo anno.